È finita così dunque con la vittoria di Dominic Paris, alle sue spalle Svindal e Jansrud, due grandi sciatori, ma è stato grandissimo davvero il nostro portacolori, ha vinto qua sulla pista Stelvio a Bormio, tantissimo pubblico, vittoria tricolore nella magnifica terra. Davanti a tutti c'è Dominic Paris! Grande vittoria! Sì, molto molto soddisfatto. Raccontaci questa Stelvio. Cioè, è andata bene, dai, ho provato di spingere fino al traguardo e mi è venuto abbastanza tutto bene, per quello contentissimo di essere primo qua. Tra l'altro hai recuperato nell'ultima parte proprio. Ma ho provato a dare il massimo fino al traguardo e oggi è la giornata più bella. È una pista dove tra l'altro vi ha già lasciato il segno. Sì, esattamente 5 anni fa. Ho fatto l'ultima volta la Stelvio e sono tornato oggi e anche lì ho vinto e anche oggi è bellissimo. Un voto per Bormio, per la Valtellina? Cioè il voto è sempre un 10 qua, perché la Stelvio, la pista è quello che mi piace di più. È da ringraziare a tutti quelli che hanno lavorato tutta la notte oggi e hanno potuto fare questa gara oggi. I think it's a good race. Bormio is a... È stata una bella gara. Bormio è una classica della Coppa del Mondo. Sono contento del risultato, anche se a un passo dalla vittoria. La mia gara è stata una delusione. Mi aspettavo un buon piazzamento, però ho perso da su in cima fino in fondo e quello vuol dire che o il setup o la mia tecnica non era a posto. Le condizioni si sono cambiate. Oggi sicuramente la Stelvio era più facile di sempre. Un voto per Bormio, per la Valtellina. Beh, penso che è comunque sempre bello venire qua a gareggiare e spero che la gente che è di qua, che vuole la gara e che la facciamo anche nei prossimi anni.